La sistemazione idraulica del torrente Garella, l'impiantistica sportiva, il restauro e la riapertura delle chiese della Misericordia e del Carmine, interventi sulla viabilità rurale, lavori sulla sede dell'Istituto Scolastico Roncalli di Via Nazionale, la nascita dell'asilo nido comunale e l'ampliamento dell'isola ecologica. Sono questi gli obiettivi degli ultimi finanziamenti regionali ottenuti dal Comune di Burgio per un totale complessivo di oltre 10 milioni di euro. Cantieri già aperti o prossimi all'apertura, come spiega ai nostri microfoni il sindaco di Burgio, Francesco Matinella. Principalmente stiamo curando alcuni appalti che già sono partiti. Una cosa importante è partito da qualche mese il rifacimento del torrente Garella, che è un'opera importantissima, un'opera idraulica importantissima per tutta la comunità, con un finanziamento di 3.350.000. Già sono a buon punto, spero che entro ottobre saranno completati questi lavori. Un altro obiettivo che ci tengo tantissimo è, siccome ai primi di giugno già gli uffici hanno provveduto a fare la gara per iniziare il campo sportivo, che è la parte alta, che sicuramente è una cosa molto importante per i giovani. Io spero che ai primi di giugno possiamo iniziare i lavori per dare la possibilità in futuro alla nostra squadra locale di giocare in un campo veramente che è all'avanguardia. Poi ci sono altri obiettivi. Stiamo preparando già una gara per quanto riguarda la manutenzione delle strade di campagna, in quanto abbiamo avuto un finanziamento della Protezione Civile di 500.000 euro, e questo già gli uffici hanno preparato tutte le carte per essere avviato sempre la metà di giugno. Poi a luglio abbiamo il completamento del restauro della Chiesa della Misericordia. Si sta facendo un ottimo, un bellissimo lavoro e recuperiamo una chiesa che è importantissima in un quartiere bellissimo, storico del comune di Burgio. Abbiamo pure a luglio in previsione di aprire la chiesa del Carmine, che è stato fatto un restauro, una sommorgenza da parte della sovrintendenza con l'aiuto dell'assessorato ai beni culturali. Perciò ci sono sicuramente tante, tante cose che quest'estate spero di completare. È da qualche giorno che è arrivato a Burgio una comunicazione da parte dell'assessorato all'istruzione, l'assessore La Galla, dove ci ha comunicato di un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza dell'istituto sito in via nazionale. Noi stiamo preparando il progetto esecutivo da inviare e poi arriverà il decreto. Stiamo completando l'iter per il finanziamento che abbiamo avuto per l'asilo nido, altri 500.000 euro. Già abbiamo mandato il progetto esecutivo per avere il decreto, e poi stiamo completando, aspettiamo il decreto per quanto riguarda l'isola ecologica, perché abbiamo avuto un altro finanziamento di 460.000 euro.